Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. In questa puntata dal colore di retro computing parleremo di BBC Acorn Micro, un home computer progettato e costruito da Acorn Computers per la British Broadcasting Corporation, la BBC, tra il 1981 e il 1994. La BBC intendeva basare il suo progetto su un microcomputer in grado di svolgere diverse operazioni che sarebbero state descritte nella serie TV The Computer Program nel lontanissimo 1981. La lista degli argomenti includeva programmazione, grafica, suono e musica, il teletext, la gestione di periferiche esterne, l'intelligenza artificiale e così via. Dopo aver preso la decisione di mettere in commercio un computer col proprio marchio, la BBC mise a punto delle specifiche tecniche con cui propose un bando di gara. La Acorn rispose e lo vinse. Con un processore MOS Technology 6502 a 2 MHz, 32K di ROM, 16K per il MOS e 16K per il BASIC, 32K di RAM, 16K nel Model A e 64 nel Model B+, 8 diverse modalità grafiche con varie risoluzioni e numero di colori, quindi anche varie occupazioni di memoria. Chip Avio Texas Instrument SN76489 con 4 canali audio indipendenti, 3 melodici e 1 di rumore. Un gran numero di giochi furono scritti per il computer Acorn. Disponeva di floppy, disk drive e dischette di rete Econet da poter aggiungere appunto altri software. C'erano anche connettori per l'aggiunta di ROM supplementare al sistema. Il BBC Basic, fornito con la ROM interna, era in assoluto il più sofisticato linguaggio del periodo ed era totalmente compatibile con gli scopi didattici. Programmi avanzati potevano essere scritti senza dover perdersi nella giungla della programmazione in assembler. Tuttavia, se si desiderava o bisognava fare programmazione in assembler, il BBC Acorn disponeva di un assemblatore incorporato. Ancora nel 2004, grazie alla sua facile espandibilità e funzioni di input-output, ci sono parecchi BBC Acorn in uso. C'è anche una comunità di utenti dediti a scoprire nuove cose da fare con il vecchio computer. Esistono anche emulatori per personal computer moderni in modo da permettere anche a chi non dispone di computer BBC Acorn in originale di poter provare ad utilizzare il software del BBC Micro. Nel 1986, quando le azioni di maggioranza della Acorn vennero acquistate dalla Olivetti, questa portò alla commercializzazione del vecchio sistema BBC Acorn Master anche in Italia, però fu ridenominato nel nome di Olivetti Prodest PC128S. Le differenze tra il PC128S e il modello BBC Acorn risiedono soprattutto nel colore e nel design del case e per la presenza di ROM Olivetti nell'unità centrale, oltre ai manuali, ovviamente scritto in italiano, e molto software venne tradotto in italiano e commercializzato dalla Olivetti con confezioni proprie. Olivetti Prodest PC128S fu un home computer distribuito in Italia che ebbe un modesto successo. Non aveva però nulla a che fare con il PC128 Prodest, che era venduto come prezzo, a una fascia di prezzo un po' più bassa. Non era soltanto la S che era stata aggiunta a differenziare il computer, erano proprio due computer completamente diversi e completamente incompatibili. Questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.